When everybody's staring by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. God take the DJ. Cinquantaduesima edizione della Coppa Pietro Linari, classica riservata alla categoria juniores, in programma come sempre il 18 di agosto a Borgo a Buggiano. Una storia alle spalle di questa manifestazione che 10 anni fa è stata ripresa da Moreno Luchi e che in questi 10 anni ha conosciuto vincitori di indubbio spessore. Una manifestazione che quest'oggi racchiude al via alcuni degli juniores più forti d'Italia, non un numero eccessivo a dire la verità, ma sicuramente una qualità notevole per quanto riguarda la 52esima edizione della Coppa Pietro Linari. Prima della partenza, assieme al sindaco Daniele Bettarini, assieme a Oriano Orzucci, presidente della ciclistica Borgo a Buggiano, assieme ad Andrea Luchi, il figlio di Moreno, e Luciana Gradassi, consigliere regionale della Federazione Ciclistica Italiana, con Matteo Trippi, campione italiano della categoria juniores, siamo andati a tributare un omaggio proprio a Moreno Luchi. Abbiamo intravisto Brunello Fanini che si prepara, scalda i motori in vista del Giro della Toscana femminile in programma poche settimane prima del campionato del mondo, quindi un appuntamento importante che potrete seguire sulle nostre emittenti. Ed eccoli qua gli atleti della Slovenia con il campione nazionale e una delle tre formazioni straniere al via, presente anche una formazione russa ed una formazione slovacca. Intanto la firma del campione italiano Matteo Trippi, che si appresta a tentare di far bene in questa corsa a cui tiene particolarmente, così ci ha detto prima della partenza. Intanto eccoli qua gli atleti della Russia. E poi arrivano gli atleti del Team Palma, Ciprani e Gestri, che vengono da un buon momento di forma. Niccolò Pacinotti, che finalmente ha trovato la giusta dimensione in vista di questo finale di stagione che lo attende con il campionato del mondo. Fotogastone e Valerio Pagni sono i fotografi ufficiali di questa manifestazione. Abbiamo intravisto anche gli atleti della Country Autozai, guidati da Mauro Bissoli, formazione veronese al via. Questi sono invece i ragazzi dello Stabia Ciclismo, diretti da Tiziano Antonini. Formazioni che vengono un po' da tutta Italia, con alcune defezioni dalla Toscana, che però sono state ben coperte da una ampia partecipazione extraregionale. Abbiamo intravisto anche gli atleti della polisportiva monsummanese Ubaldo Signori. Questi invece sono le maglie del team Feralpi. E poi alla firma del foglio di partenza con Mirko Tacchi della Stabia Ciclismo, ancora altri atleti alla foto, che è un po' il ricordo di questa bella manifestazione, le maglie della Berti Mobili, del Cycling Team Empoli, formazioni toscane queste. E poi eccoci qua con la nazionale della Slovacchia, che dopo il fenomeno Sagan spera di sfornare altri atleti protagonisti nel ciclismo che conta. Questo invece è il campione italiano, lo ritroviamo nelle fasi iniziali di corsa. La Sidermec Fratelli Vitali invece, formazione romagnola, presente quest'oggi alla Coppa Linari. E poi una presenza d'eccezione, quella di Riccardo Magrini, commentatore voce storica del ciclismo su Eurosport, che non è voluto mancare, lui che è abita a pochi chilometri da qui, non ha voluto mancare a questa importante manifestazione. E questa è una delle squadre più accreditate al via, sono gli atleti diretti da Marco Gemin, gli atleti della Work Service Brenta, ed ancora la maglia di campione italiano con la formazione della Fosco Bessi Calenzano. Intanto il saluto di Riccardo Magrini al sindaco Daniele Bettarini. Anche le maglie della formazione satellite della Fantini Vine Selle Italia, vale a dire la Fantini Vini d'Angelo Antenucci. E poi la nazionale della Russia, con gli atleti che schiera quest'oggi al via. Il Team Palma Cipriani Gestri, che ha come punta di diamante Niccolò Pacinotti. E poi la foto
ricordo per Magrini e per il sindaco Daniele Bettarini, come quella per Marco Lucchi e il presidente della ciclistica Borgo Abugiano Oriano Orsucci. Altra formazione attesa alla via, il team Aurea Immobiliare Zanica con Pietro Andoretti. Intanto Pietro Fanini è pronto per partire con la sua autovettura, è pronto anche Paolo Fornaciari che accompagnerà gli atleti con la propria Vespa fin sotto il traguardo dove avverrà la partenza ufficiosa. Intanto gli atleti stanno muovendo quindi dalla zona di misurazione dei rapporti per portarsi proprio sul viale dove si concluderà la manifestazione. In approfitto per ricordarvi tutte le formazioni alla via, perché troviamo la Fosco Bessi di Calenzano con il campione italiano Matteo Trippi, la Polisportiva Monsumanese con Emanuele Murtas ed ancora la Slovenia National Team con il campione nazionale Domen Novak, il team Palma Cipriani Gestri, la Work Service Brenta che schiera il via tra gli altri Lorenzo Fortunato e Simone Velasco, la Fantini Vini d'Angelo Antenucci, la Nazionale della Russia, il Cycling Team Coratti, il team immobiliare Aurea di Zanica, la Nazionale Slovacca con Marti Duben campione nazionale, la Sidermec Fratelli Vitali, la Stabia Ciclismo, l'Aquila Ganzaroli, il Veloclub Empoli. Intanto il sindaco Daniele Bettarini consegna un omaggio a Matteo Trippi, la Contra Tuzzai, la Rinascita, la New Project Team, la Capriolo, la Berti Mobili, il Pedale Sant'Escidiese e l'Arci Stagno. Paolo Fornaciari intanto dà gli ultimi consigli ai ragazzi prima del via ed è il parroco che abbassa la bandierina della partenza per i 109 atleti che prendono il via in maniera per il momento ufficiosa, in quanto poi ci sarà piede a terra la partenza ufficiale. E anche lo sguardo dalla postazione sopraelevata, che poi dalla quale seguiremo l'arrivo con il gruppo che lascia quindi il centro di Borgo a Buggiano. Andremo a seguire questa manifestazione che in totale misura 105 km, poi andremo a scoprire meglio il percorso, un percorso che nella prima parte è abbastanza agevole ma che poi nella finale diventa particolarmente impegnativo. Intanto gli atleti si stanno portando verso il chilometro zero che viene raggiunto in questo istante, quindi tutto è pronto per il via. Partenza ufficiale che avviene in questo frangente, quindi gli atleti muovono a questo punto ufficialmente, inizia la 52esima edizione della Coppa Pietro Linari. Eccolo il via anche visto dalla seconda moto riprese con i 109 atleti che a questo punto iniziano la battaglia per andare ad eleggere il successore di Matteo Natali che vinse qui lo scorso anno. Ecco il gruppo quindi che sfila davanti alle nostre telecamere, un bel colpo d'occhio nella carovana multicolore che caratterizza e caratterizzerà questa 52esima edizione della Coppa Pietro Linari. Massimo Capocchi insieme a Fabrizio Falconcini e Francesco Neri curerà il servizio di radioinformazione in corsa. Intanto prime fasi di gara, c'è subito un allungo, si tratta di Milan Olomec della nazionale slovacca, il dorsale 19, atleta dotato di un buon passo, infatti riesce a pedalare molto forte in questo frangente quando abbiamo percorso i primi 10 km di gara, un vantaggio di circa 15 secondi quando siamo di fronte alla carrozzeria La Moderna, uno dei partner dell'organizzazione. Al suo inseguimento si porta il dorsale numero 84, Matteo De Danieli della formazione diretta da Mauro Bissoli, la Country Autozai Chiesini. Con un ritardo di 15 secondi viaggia questo atleta, formazione veronese questa che è attesa quest'oggi alla via, anche se ha avuto un piccolo incidente con uno degli atleti di punta che quindi non è potuta essere al top in questa manifestazione. Alle loro spalle il gruppo accusa un ritardo di 35 secondi pilotato da Mattia Bulli dell'Aquila Ganzaroli diretto da Alessio Lazzari. Alle spalle di Bulli vediamo Rossi e poi vediamo anche alcuni atleti della Work Service come Marco Morzelli. Formazione Work Service è una delle più vincenti in questa fase di stagione, in questa prima parte di stagione. Intanto Pietro e Brunello Fanini con le miss vestite Cinelli Piume e Piumini, uno degli sponsor principali della manifestazione. Noi ritroviamo il fuggitivo solitario al comando al termine del primo giro, infatti
stiamo transitando nel centro di Borgo Abugiano in vista del primo passaggio sotto il traguardo. Ed allora è l'occasione giusta per parlarvi di questo circuito, un tracciato che presenta 4 giri di 15 km interamente pianeggianti, dopodiché 3 giri di 15 km ciascuno attraverso Borgo Abugiano, Abugiano Castello, Colle di Abugiano, Massa e quindi Vangile, Pitini e quindi il traguardo a Borgo Abugiano in questo giro da ripetere 3 volte da percorrere la salita che attraverso Abugiano Castello porta fino al Gran Premio della Montagna del Colle di Abugiano. Tanti sono anche i traguardi volanti presenti quest'oggi, specialmente nella prima parte di gara, quella pianeggiante, che quindi andranno ad animare la corsa. Intanto il gruppo torna compatto al chilometro 27 di gara, quindi annullata l'azione del nazionale sloveno Milan Olomek. Provano ad allungare altri atleti, qui vediamo il dorsale 97 di gara, si tratta del figlio d'arte Linas Rumsas, e poi anche il dorsale numero 9, vale a dire Francesco Mancini della polisportiva monsumanese. Questi due atleti guadagnano qualche leggero metro di vantaggio nei confronti del resto del gruppo quando siamo ancora una volta di fronte al passaggio dalla carrozzeria alla moderna, partner di questa manifestazione. Continua l'azione dei due uomini al comando, il vantaggio però nei confronti del gruppo è minimo, come vedete da queste immagini che ci propone la nostra moto ripresa, quindi Rumsas e Mancini con appena 10 metri di vantaggio sul gruppo che in questo momento torna compatto. Ed allora andiamo a seguire ancora altre fasi di corsa, siamo al 30° chilometro di gara, passaggio dal primo traguardo volante di giornata vinto da Eno Rukai della Fosco Bessi di Calenzano, che quindi si aggiudica il primo dei 3 traguardi volanti posti in pianura. I prossimi due si assegneranno proprio di fronte alla carrozzeria La Moderna. Ed eccoci qua quindi per il primo traguardo volante di fronte alla carrozzeria La Moderna, primo passaggio con ancora un allungo ed è ancora Milan Olomek che riprova tutto solo a fare la differenza. Alle sue spalle vediamo che c'è un atleta dell'Aquila Ganzaroli, andiamo a vedere di chi si tratta del dorsale 73 Riccardo Baldini, campione toscano della categoria. Il vantaggio è minimo per Olomek, dietro tutto il gruppo sfila davanti alla nostra telecamera. Praticamente siamo nel corso del terzo dei 4 giri pianeggianti e adesso ci apprestiamo con Olomek a transitare sotto lo striscione di arrivo dove inizierà praticamente l'ultimo giro di pianura, quindi gli ultimi 15 km facili di questa 52esima edizione della Coppa Pietro Linari. E questo atleta merita sicuramente un applauso perché sin dalle prime fasi di corsa è stato tra i più attivi in questa 52esima edizione della Coppa Pietro Linari. E siamo al passaggio sotto lo striscione di arrivo con l'atleta della nazionale della Slovacchia che ha un leggerissimo margine di vantaggio nei confronti del gruppo, appena una decina di secondi, non di più, nei confronti del plotone che va ad affrontare l'ultimo giro pianeggiante prima poi dei 3 giri con la salita verso il colle di Abugiano. Lasciamo sfilare anche il folto seguito delle ammiraglie con tutte le formazioni al via che abbiamo già ricordato. Intanto Andrea Luchi è presente a bordo strada, ha raccolto la passione del padre Moreno e quindi è anche lui presente quest'oggi, ovviamente non poteva essere diversamente. Al chilometro 53 di gara cambia la situazione, adesso all'attacco è un atleta della Country Autozai, Edoardo Affini, dorsale numero 83, e siamo praticamente a metà corsa in questo frangente. Il suo vantaggio nei confronti del gruppo è minimo, è presente anche la moto radioinformazione di Massimo Capocchi che segue il corridore al comando. E siamo ormai in vista del secondo traguardo volante di fronte alla carrozzeria La Moderna. Noi lasciamo sfilare il corridore al comando che entra nel centro abitato di Chiesino Zanese. Al suo inseguimento troviamo una coppia composta da Federico Del Carlo con il dorsale numero 12. Insieme a lui Matteo De Danieli, che è della Contro Tozai, così come il corridore al comando, mentre Del Cardo è della monsummanese Ubaldo Signori. Questi due atleti viaggiano con un ritardo di appena 7 secondi
dal fuggitivo solitario al comando, il gruppo invece accusa una ventina di secondi di ritardo. Situazione quindi ancora abbastanza sotto controllo per quanto riguarda il gruppo, che è anticipato da un atleta della Guazzolini Coratti. Si tratta del dorsale 39, Francesco Pizzo. Eccolo qua inquadrato il ragazzo diretto da Pierluigi Terrinoni, che si volta a controllare la situazione. Il corridore romano della formazione del presidente Umberto Coratti, per lui un vantaggio minimo comunque nei confronti del gruppo, che adesso è anticipato anche da un atleta dello Stabia Ciclismo, quindi plotone che sta lasciando sganciare alcuni atleti. Vedremo se prenderà consistenza questa azione, se si formerà un gruppetto al comando. Per il momento tutti i tentativi di fuga hanno raccolto poco successo, in quanto il gruppo ha sempre controllato con una certa determinazione l'evolversi della situazione. Lasciamo sfilare anche Pizzo, insieme a lui con il 63 è Giacomo Frangipani dello Stabia Ciclismo, e noi attendiamo il resto del gruppo, che accusa un ritardo a questo punto di 30 secondi dagli uomini al comando. Gruppo che però adesso si allunga alla caccia dei fuggitivi, alla caccia di coloro che sono al comando, con il numero 94. Vediamo adesso inquadrato Armando Giomi, buon terzo nella gara della Stella di Vinci di qualche settimana fa. E comunque anche gli atleti della Contra Tozzai, che ovviamente sono lì a controllare la situazione. Siamo adesso con la famiglia Rosellini alla carrozzeria La Moderna per il secondo traguardo volante di fronte a questo partner dell'organizzazione, ed è proprio il corridore della Contra Autozai, vale a dire Affini, che transita in prima posizione davanti al compagno di squadra De Danieli. Terzo è De Carlo, e poi via via tutto il resto dei partecipanti, con ancora Pizzo assieme a Frangipani, e più indietro il gruppo, che accusa un ritardo di 30 secondi dal fuggitivo al comando. E ci stiamo avviando a questo punto alle fasi successive di corsa, alle fasi con la salita verso il colle di Bugiano. Lasciamo sfilare anche il gruppo, e con Rino De Candido, commissario tecnico della Nazionale Azzurra, per quanto riguarda la categoria juniores, le Miss stanno distribuendo i gadget sul traguardo al pubblico, che si va infoltendo, e lo sarà molto folto, specialmente nel tratto in salita. Lo vedremo proprio nelle prossime immagini. Ci apprestiamo a vivere le fasi decisive di questa 52esima edizione della Coppa Pietro Linari. Ancora solitario al comando troviamo il dorsale 83 Affini, corridore della Contri Autozai Chesini, formazione veneta della provincia di Verona, diretto da Mauro Bissoli, che si appresta a transitare sotto lo striscione del traguardo, dove sarà esposto il cartello. Tre giri alla conclusione, e saranno tre giri con la salita verso il colle di Bugiano, quindi 45 km alla conclusione per l'esattezza. Eccoci al passaggio, tre tornate al termine quindi, e tra poche centinaia di metri inizierà la prima ascesa alla salita verso il colle di Bugiano. Continua quindi l'azione di Affini, buona la sua pedalata, anche se ovviamente da solo non ha grandi possibilità di riuscita in questa cavalcata. Alle sue spalle ancora il compagno di squadra De Danieli insieme a Federico Del Cardo, inseguono con 20 secondi di ritardo, mentre il gruppo, eccolo qua inquadrato, che sfila davanti alla nostra telecamera, accusa un ritardo di 35 secondi. Ed eccoci in salita con il fuggitivo solitario al comando Affini, prime rampe della salita verso il colle di Bugiano per il corridore della Contri Autozai, salita che inizia subito con pendenze particolarmente impegnative, poi diventa più agevole. Intanto il gruppo ha recuperato i controattaccanti, quindi situazione abbastanza chiara con Affini al comando ed il plotone che insegue compatto alle sue spalle ad appena 150 metri di ritardo. Intanto è il tratto più impegnativo questo verso il colle di Bugiano. Intanto anche Daniele Bettarini è presente a bordo strada, il sindaco di Bugiano. Dietro sono le maglie della Fosco Bessi a fare l'andatura, con Simone Ottavi che fa il ritmo, dorsale di gara numero 4, assieme a lui Yuri Colonna in seconda ruota. Il gruppo intanto è tornato compatto, ma si allunga sotto la spinta del corridore della Fosco Bessi, quindi due atleti della Fosco Bessi al comando, assieme
ad un atleta della Work Service, ci sembra di riconoscere la sagoma di Fortunato, mentre l'atleta in casacca Fantini Vini, andremo a vedere di chi si tratta. Ci è sembrata la sagoma di Emanuele Sabatini, saremo più precisi in seguito. Intanto anche qui con il dorsale 33, proprio Fortunato, lo avevamo visto in precedenza, lo avevamo riconosciuto, mentre questo è Yuri Colonna con il 51, è proprio Emanuele Sabatini, due atleti della Fosco Bessi, Colonna e Ottavi, che hanno fatto il forcing, adesso un po' in difficoltà Ottavi, Colonna cerca di mantenere comunque l'appiglio a Sabatini e Fortunato. Adesso il forcing è di Sabatini della Fantini Vini. Intanto guardate davvero il folto pubblico a bordo strada. Un grande spettacolo di pubblico questa 52esima edizione della Coppa Pietro Rinaldi. Intanto si stacca Yuri Colonna, quindi hanno perso contatto i due atleti della Fosco Bessi. Tattica discutibile quella degli atleti diretti da Andrea Bardelli, che hanno attaccato la salita tutta cercando di fare la selezione, poi adesso si trovano in difficoltà. Quando siamo ormai in vista del traguardo volante di Buggiano Castello, in cui transita in prima posizione Sabatini, secondo è Fortunato, due uomini quindi al comando, Sabatini della Fantini Vini e Fortunato della Work Service Brenta, formazione la prima abruzzese, la seconda veneta. Forza ancora Sabatini, siamo intanto al Gran Premio della Montagna con la telecamera fissa su di loro. Si è riportato un bravissimo Francesco Lorenzini della polisportiva Monsummanese Obaldo Signori, quindi Lorenzini transita in prima posizione davanti a Fortunato e Sabatini. Dietro andiamo a vedere chi troviamo, perché è segnalato un atleta solitario all'inseguimento. Si tratta del dorsale numero 26, la casacca è quella della Slovenia ed è Kolar Matic Safaric, atleta di indubbio valore questo che vediamo adesso inquadrato, che insegue a 12 secondi, mentre il resto del gruppo accusa un ritardo di 35 secondi dalla testa della corsa. Quindi tre uomini alla comando, Lorenzini, Sabatini e Fortunato, a 12 secondi Safaric, il gruppo a 35 secondi. Lasciamo sfilare il gruppo con il campione italiano Matteo Trippi e noi con le immagini ci portiamo nel tratto che porta gli atleti verso Massa. È stato vittima di un salto di catena, c'è da dire Fortunato è stato davvero poco fortunato in questo frangente, in quanto in una delle fasi decisive di corsa è stato vittima di un salto di catena che lo ha costretto a perdere contatto dai due uomini che vediamo adesso inquadrati e che adesso guidano la corsa. Dopo 60 km di gara adesso si volta Sabatini a controllare la situazione. Ancora un breve tratto di falso piano, poi nella località di Massa inizierà la discesa e dietro sta viaggiando molto molto forte Safaric, tant'è che sta recuperando molto nei confronti della coppia al comando e come vedete sta per agganciare due uomini che si trovano sulla testa della corsa. Potrebbe quindi a breve formarsi un terzetto composto da Lorenzini, da Sabatini e da Safaric, che ormai accusa appena 20 metri di ritardo. Infatti rientra e nel tratto in discesa, come vedete, adesso è lui a fare l'andatura, ad allungare il terzetto che guida la corsa. Dietro intanto il gruppo si sta ricompattando e accusa un ritardo di una trentina di secondi. Come vedete, posizione aerodinamica per Safaric, tant'è che dietro perdono addirittura qualche metro nei confronti del nazionale sloveno. Ecco il gruppo con le maglie della Fosco Bessi, della Work Service Brenta, nelle prime posizioni. Anche quelle del Team Palma Cipriani Gestri, qui intanto con il dorsale numero 25, Cristian Kumar, della nazionale della Slovenia. Arrivano anche le maglie della polisportiva Monsummanese Obaldo Signori, questo è Federico Rossi. Anche quelle del Team Aurea di Zanica, diretti dall'ex professionista Valotti. Noi intanto ritroviamo il terzetto al comando quando siamo praticamente al chilometro 72 di gara. Continua ovviamente ottimo l'accordo tra gli uomini al comando, Emanuele Sabatini della Fantini Vini d'Angelo Antenucci. Poi troviamo Kolar Safaric della nazionale slovena e Francesco Lorenzini della polisportiva monsumanese Ubaldo Signori. Questi sono i tre uomini al comando che continuano a cambi regolari a guidare la 52esima edizione della Coppa Pietro Rinaldi. Al loro inseguimento è segnalato il gruppo compatto, svolta a destra
si entra nella strada che porta da Montecatini a Borgo Abugiano, il gruppo è pilotato dagli uomini della Work Service Brenta, una delle formazioni più attese alla vigilia, che è rimasta fuori da questa fuga particolarmente interessante, in quanto troviamo sicuramente tre atleti di indubbio valore nelle prime posizioni della corsa. Quindi dietro gli uomini diretti da Marco Gemin tentano di recuperare ciò che è stato perso anche a causa della sfortuna di Lorenzo Fortunato, che si trovava nell'azione che adesso sta guidando la corsa, ma a causa di un salto di catena è stato costretto a staccarsi. Intanto siamo a due giri dal termine con gli atleti che stanno per fare ingresso nel rettilineo di arrivo, dove verrà esposto il cartello. Lo abbiamo già visto due giornate alla conclusione. Emanuele Sabatini, eccolo qua inquadrato per la Fantini, Vini, D'Angelo e Antenucci. Siamo ormai nella zona transennata, tranno molto il passaggio dal traguardo, due giri alla termine, questo significa 30 km alla conclusione. Sabatini, poi troviamo Safaric e Lorenzini, questo è il terzetto degli uomini al comando. Ottima l'azione di questi atleti che stanno pedalando molto molto forte, mancano a questo punto 30 km alla termine e diventa sicuramente un'azione interessante quella che stiamo seguendo adesso, in quanto sono atleti di indubbio valore. Arriva adesso Simone Ottavi, leggermente avvantaggiato rispetto al resto del gruppo, il resto del gruppo che accusa un ritardo di 40 secondi a due giri dalla conclusione. Vediamo anche Pizzo a chiudere il drappello con la maglia della Guazzolini Coratti. Tanto prima di affrontare la seconda ripetizione della salita, un passaggio sopra l'azienda Cinelli Piume Piumini con il patron Silvano Cinelli a fianco dell'organizzazione, e noi ci riportiamo sulle rampe della salita dove Francesco Lorenzini sta provando a fare la selezione. Tanto il folto pubblico del ciclismo pronto ad applaudire gli atleti, i partecipanti della 52esima edizione della Coppa Pietro Rinaldi. Sempre a bordo strada il sindaco Daniele Bettarini, che non manca mai, da grande appassionato di ciclismo qual è, di far sentire la propria vicinanza agli organizzatori della ciclistica Borgo Abugiano. Intanto, nonostante il forcing di Lorenzini, rimangano in tre al comando, rimangono compatti gli atleti al comando, Lorenzini, Safaric e Sabatini. Questa è la composizione esatta del terzetto che guida la corsa, che guida la 52esima edizione della Coppa Pietro Rinaldi. Continua il proprio forcing Francesco Lorenzini, atleta livornese della polisportiva Monsumanese Baldo Signori. Ne approfittano per rinfrescarsi gli atleti, giornata calda, non caldissima a dire la verità, ma che sicuramente sta mettendo a dura prova gli atleti. E attenzione, perché Safaric perde qualche metro a questo allungo ancora una volta di Francesco Lorenzini, che sta mettendo a dura prova i propri compagni di fuga. Sia Safaric che Sabatini non sembrano in grado di tenere il passo di Sabatini, che di Lorenzini, ma adesso Sabatini sembra forse con regolarità tentare di raggiungere il corridore livornese. Queste invece sono le immagini dal gruppo con il campione nazionale Novak, campione nazionale sloveno, che sta facendo l'andatura in questa fase di salita. Poi vediamo Murtas in seconda ruota, atleta della polisportiva Monsumanese Baldo Signori, atleta sardo che quest'anno ha vinto la Coppa Giulio Burci, ancora con i tre uomini alla comando, ormai al passaggio da Bugiano Castello. Si sono ricompattati, quindi raggiunto dopo che aveva provato ad allungare in solitaria Lorenzini. Il terzetto si è ricomposto, adesso finisce il tratto duro di salita, però ancora falso piano e qualche strappo prima del GPM e prima soprattutto dell'inizio della discesa, posto a Massa. Continua la propria azione Francesco Lorenzini, ne approfitta per bagnarsi in questo frangente. È stato lui il più attivo sulla testa della corsa. Dietro invece ancora il campione nazionale sloveno Domen Novak. Vediamo anche Murtas, abbiamo visto anche Nicolas Cianetti nelle prime posizioni del gruppo. Lo vedete sulla destra, l'atleta in casacca Stabia Ciclismo, è il corridore che non indossa gli occhiali. L'abbiamo imparato a riconoscere per questa sua particolarità. Intanto Domen Novak
continua a spingere con regolarità, ma molto molto forte, tant'è che il vantaggio degli uomini al comando è sceso. Adesso sono appena 20 secondi quando ci apprestiamo anche con il gruppo a transitare dal passaggio dal castello di Buggiano. Intanto in vista del GPM non cambia la situazione, con ancora Francesco Lorenzini che è l'anima della fuga che troviamo adesso al comando, insieme a lui Emanuele Sabatini e il corridore sloveno Safaric. Questi sono i tre uomini che guidano la 52esima edizione della Coppa Pietro Linari, quando ormai siamo a 25 km dalla conclusione. Si è conclusa per la seconda delle tre volte la salita verso il colle di Buggiano, e adesso questi tre atleti dovranno affrontare un altro breve tratto di falso piano prima poi dell'inizio della discesa posto a massa. Intanto anche la maglia del campione italiano Trippi insieme a Marco Landi della Work Service Brenta sono per il momento fuori dai giochi i ragazzi di Marco Gemin, dopo che erano stati molto bravi con Fortunato ad inserirsi nell'azione che stiamo seguendo adesso. Ma niente ancora è deciso, perché mancano ancora 25 km alla conclusione e soprattutto manca ancora un'ascesa verso il colle di Buggiano. Continua a fare l'andatura Marco Landi della Work Service Brenta, in seconda posizione Matteo Trippi con l'inconfondibile tricolore che caratterizza il campione italiano della categoria juniores. E vedremo chi sarà, ormai mancano appena 25 km, il corridore che si aggiudicherà la 52esima edizione della Coppa Pietro Linari, il corridore che vestirà la maglia con lo stemma della Cinelli Piume e Piumini, main sponsor di questa manifestazione. Intanto passaggio dalla GPM anche per il gruppo, 25 secondi di ritardo. Intanto in discesa ancora una volta Safaric, posizione aerodinamica per il corridore sloveno che riesce a guadagnare qualche metro nei confronti degli altri due atleti, vale a dire Sabatini e Lorenzini, che probabilmente non si trovano particolarmente a loro agio quando la strada scende, cosa che invece Safaric sembra fare con particolare disinvoltura. Fatto sta che ormai siamo a 20 km dal termine, poco più, 22 per l'esattezza. Lorenzini ne approfitta per gettare una borraccia, alleggerirsi in vista delle ultime fasi di corsa. Mancano ancora 6 km prima del passaggio sotto lo striscione di arrivo, dopodiché inizierà l'ultimo giro, l'ultima ascesa verso il colle di Buggiano, giudice di questa 52esima edizione della Coppa Pietro Linari. Per il momento questa azione sembra avere le carte in regola per poter caratterizzare la fase centrale di corsa e chi lo sa magari anche la fase finale. Vedremo se dal gruppo ci saranno cambiamenti, gruppo che è segnalato comunque lanciato a forte andatura, specialmente questa parte del gruppo, questo quartetto. Vediamo una coppia della Work Service, si sono mossi gli atleti di Gemin, si tratta di Marco Landi e Simone Velasco. Con loro abbiamo visto Emanuele Murtas e un atleta della Sidermec Fratelli Vitali, saremo più precisi con i dorsali dell'atleta della formazione romagnola. Eccolo qua l'aggancio, quindi si forma, attenzione, un gruppo di 7 unità al comando. Per quanto riguarda l'atleta della Sidermec Fratelli Vitali è Antonio Vigilante, è la punta di questa formazione. Attenzione perché adesso questi 7 uomini al comando, tra questi 7 uomini al comando ci sono alcuni dei corridori più attesi. C'è Simone Velasco, c'è Emanuele Murtas, c'è Antonio Vigilante, c'è il nazionale sloveno Safaric, così come c'è Francesco Lorenzini e come Emanuele Sabatini. Allora in seguimento, eccolo qua inquadrato, la casacca dello Stabia Ciclismo, si tratta di Mirko Tacchi che insegue con 20 secondi di ritardo. Tutto solo non è facile andare a recuperare questo svantaggio, ci prova, comunque un merito per l'atleta che nella categoria allievi militava nel gruppo sportivo Pozzarello. Il gruppo, lo abbiamo intravisto nelle immagini in precedenza, accusa un ritardo poco superiore ai 40 secondi dalla testa della corsa. Ormai siamo in vista delle ultime fasi di gara, infatti siamo a circa 3 km dal suono della campana. Yuri Colonna si capisce il pericolo che rappresentano gli uomini al comando e si porta lui all'inseguimento, seguito da Dario Puccioni e dagli atleti della Sidermec Fratelli Vitali, che ovviamente
hanno l'obiettivo di stoppare l'inseguimento, in quanto davanti c'è Antonio Gabriele Vigilante, che è una delle punte di questa formazione romagnola. Ovviamente anche gli atleti del Team Palma Cipriani Gestri e della Country Autozai sono lì davanti nel tentativo di tenere alta l'andatura, non sono infatti rappresentate sulla testa della corsa queste due formazioni, e sono due delle formazioni più attese. Ancora una volta Marco Landi sta facendo davvero un grande lavoro per il compagno di squadra Velasco, l'atleta della Work Service Brenta, sta tenendo alta l'andatura, perché ovviamente tra coloro che sono al comando Velasco è probabilmente uno dei favoriti, assieme a Murtas, assieme a Lorenzini. C'è da considerare anche che sia la Monsumanese sia la Work Service hanno due atleti in questa azione. Continua quindi con grande l'azione di Landi, questo invece è Mirko Tacchi che sta per transitare anche lui sul traguardo con un ritardo di una ventina di secondi. Eccolo il passaggio al suono della campana per Mirko Tacchi, più indietro il gruppo che accusa un ritardo di 35 secondi. E tranno molto, eccoci qua con le immagini, inizia la salita. Gemin, Marco Gemin incita il proprio ragazzo, ancora un breve sforzo per Landi, poi sarà tutto nelle mani di Simone Velasco. Intanto anche Tacchi affronta la salita ed eccolo l'allungo di Simone Velasco. Il corridore elbano della Work Service Brenta mette alla frusta gli avversari in questo tratto impegnativo di salita. Resiste benissimo Murtas, resiste benissimo anche Vigilante, così come non molla un metro Safaric. Adesso è Murtas che si porta al comando a fare l'andatura, ha trovato un bel periodo di forma l'atleta della polisportiva monsumanese. Attenzione perché solo Vigilante tiene il passo di Murtas, intanto dietro il gruppo sta per recuperare Mirko Tacchi, lo vediamo da queste immagini un po' affaticato, incitato da Fabio Ciaramella, uno degli allenatori delle categorie giovanili del gruppo sportivo Stabia Ciclismo. Intanto davanti ancora Emanuele Murtas che raccoglie l'incitazione del pubblico. Tratto questo difficile della salita, alle sue spalle Vigilante, quindi vediamo Velasco, poi vediamo Lorenzini ed ancora Sabatini, più indietro tutti gli altri, un po' in difficoltà adesso Safaric che perde qualche metro nei confronti della testa della corsa. Ed il gruppo, come vedete, ormai sta per rientrare su Tacchi. Eccolo qua il momento in cui il gruppo praticamente insegue ormai a 20 metri il corridore dello Stabia Ciclismo. Quindi il gruppo si potrebbe ricompattare alle spalle degli uomini al comando. E come vedete, in testa al gruppo adesso si porta Ziga Rucigai insieme a Nicolas Cianetti, che sono stati i primi a ricucire lo strappo, mentre noi ci riportiamo in testa dove un bravissimo Emanuele Murtas sta facendo l'andatura. Tratto impegnativo questo della salita per il corridore della polisportiva monsumanese Ubaldo Signori, che da seduto riesce a fare una buona andatura. Vigilante alle sue spalle, quindi Velasco, Lorenzini e Sabatini, questa la testa della corsa. Sono due gli atleti della polisportiva monsumanese, quindi una buona prestazione per gli atleti diretti da Alessio Giustredi. E siamo ormai in vista del passaggio dal traguardo volante di Buggiano Castello, con Murtas che transita ormai in vista dello striscione. Vedremo se sarà lui il primo a transitare. Vigilante sembra però in grado di superarlo proprio in vista del passaggio. Viene superato Murtas anche da Velasco. Eccolo qua inquadrato il corridore dell'Isola d'Elba della Work Service Brenta. Dietro intanto, come vedete dalle immagini, adesso il folto pubblico sta applaudendo i corridori che inseguono la testa della corsa. Eccoci al passaggio dal castello di Buggiano, appena 20 secondi, con il gruppo che è pilotato da Stefano Salmistrado della Work Service Brenta in seconda posizione. Vediamo Nicolas Cianetti in terza, Ziga Rucigai e poi ancora Tacchi e Andreoletti. Questi sono gli atleti del gruppo che si staccano e si avvantaggiano leggermente nei confronti del plotone, ma davanti ancora un bravissimo Simone Velasco che fa l'andatura alla sua ruota, non molla un metro Emanuele Murtas. Però questi atleti stanno affrontando ormai il tratto finale della salita in vista del Gran Premio della Montagna. Cerca una borraccia Francesco Lorenzini, non riesce ad afferrarla, anche
la stanchezza in questo frangente gioca a brutti scherzi. Attenzione perché si è ricompattato il gruppo degli uomini al comando, quindi Velasco, Murtas, li vediamo sempre nelle prime due posizioni, sono sicuramente i corridori più attivi in questa fase. Poi si è riportato sulla corsa anche Marco Landi, abbiamo intravisto l'altra maglia della Work Service Brenta, e ci è sembrato essere rientrato anche Safaric, quindi si è infoltito notevolmente il gruppo che prima si era ridotto ad appena 4-5 unità, adesso dovrebbero essere 6 se non 7. Eccoci qua, vigilante Safaric, quindi Landi e Velasco, poi la coppia della Polisportiva Monsumanese con Lorenzini e Murtas. Tanto un problema per Velasco, aiutato prontamente dal compagno di squadra Landi al passaggio anche con il gruppetto degli inseguitori, che si è ridotto come vedete ad una ventina di unità, anche meno, sono una quindicina di unità che inseguono con le maglie del Team Palma Cipriani Gesti nelle ultime posizioni. Ancora Tacchi, lo vediamo con il 64, questi sono gli uomini che inseguono la testa della corsa. Intanto Emanuele Murtas sta facendo l'andatura, crede fortemente in questa azione l'atleta della Polisportiva Monsumanese Ubaldo Signori, non potrebbe essere diversamente, ci sono alcuni degli uomini più attesi in questa manifestazione, adesso nelle fasi importanti della corsa. Intanto dietro si sganciano in due, si sganciano il nazionale sloveno Zika Lucigai insieme a lui, lo vediamo adesso appena a 20 metri di ritardo Nicola Saccianetti che sta cercando l'aggancio, noi ci portiamo con la nostra moto ripresa su Lucigai, eccolo qua con il dorsale 27 che vuole a tutti i modi l'aggancio. Per il momento questi due atleti viaggiano, attenzione, con appena 15 secondi di ritardo, quindi non è impossibile l'aggancio per quanto riguarda questi due ragazzi. Nicola Saccianetti ancora deve recuperare una ventina di metri su Lucigai, vedremo se sarà in grado, penso che non ci siano assolutamente problemi per l'atleta dello Stabia Ciclismo, ed eccolo qua che quindi porta l'inseguimento al termine. Tanto fine del tratto in discesa con ancora gli atleti della testa della corsa, Murtas, Velasco, poi abbiamo Safaric, abbiamo intravisto sulla testa della corsa anche Sabatini, se ne sono andati in quattro, attenzione perché ormai siamo a 7 km dalla conclusione e se ne sono andati in quattro. Allora al comando troviamo con il dorsale 26 Safaric, poi troviamo Emanuele Sabatini della Vini Fantini D'Angelo Antenucci, troviamo Emanuele Murtas della formazione Polisportiva Monsumanese Ubaldo Signori e troviamo Simone Velasco della Work Service Brenta. Attenzione perché alle spalle del terzetto che insegue la testa della corsa si sono portati anche questi due atleti, si tratta, l'abbiamo visti in precedenza, di Zita Lucigai della nazionale slovena e Nicola Saccianetti, che stanno recuperando, stanno viaggiando molto forte questi due ragazzi. Adesso Nicola Saccianetti si porta al comando, noi stiamo seguendo il finale di corsa con due moto ripresa così da non perdere neanche un momento di questa splendida edizione della Coppa Pietro Linari, valida anche come memoria alla Moreno Lucchi e memoria alla Poldo Rosellini. Intanto ancora la testa della corsa con Sabatini, con Safaric, con Velasco e con Murtas, questi sono gli uomini al comando. Continua quindi l'azione di questi quattro atleti, adesso Murtas si volta per chiedere il cambio, manca un po' di accordo in questa frangente, Velasco chiede a tutti di collaborare, si svolta a destra, mancano 7 km al termine adesso, anche qualcosa meno, dietro però si stanno avvicinando non poco, quindi attenzione anche ai due che rientrano, si tratta di Vigilante e Lorenzini, quindi si potrebbe riformare il sestetto degli uomini al comando. Eccoli qua, Vigilante e Lorenzini, che stanno per rientrare sulla testa della corsa, ci riescono in questo momento, quindi sei uomini al comando, Vigilante, Lorenzini, Murtas, Safaric, poi troviamo Velasco, intanto 5 km al termine ed è presente, intanto si è staccato del tutto a questo frangente, in questo frangente il corridore, l'altro corridore della Work Service, Marco Landi,
Continua intanto l'azione di questi due atleti che vediamo inquadrati all'inseguimento della testa della corsa, vale a dire Nicolas Cianetti, insieme a lui Zita Lucigai. Due atleti che stanno per rientrare a questo punto perché sono segnalati in forte rimonta. Ma ritorniamo in testa, vigilante a fare l'andatura, chiede il cambio a Murtas che glielo dà, dorsale di gara numero 7. Poi vediamo anche il nazionale sloveno Safaric. Queste invece sono le immagini che ci giungono dalla seconda moto ripresa, dove Lucigai e Cianetti a questo punto hanno anche il contatto visivo con la testa della corsa. Per loro sicuramente un vantaggio, ormai appena 50 metri da recuperare, stanno per portare a termine questo bel inseguimento durato praticamente circa 8 km. Si potrebbe quindi formare a questo punto un attrappello forte di 8 unità sulla testa della corsa. Ed è Cianetti che sta guidando la coppia all'inseguimento, coppia che arriva a superare anche Francesco Neri di Radio Informazione in corsa, servizio curato assieme a Massimo Capocchi e Fabrizio Falconcini. Eccoci qua con le immagini, infatti si sì, a 4 km dal termine il gruppetto degli uomini al comando diventa di 8 unità. Attenzione perché ci sono degli allunghi a questo punto in testa, perché coloro che ovviamente si sentono battuti in caso di arrivo allo sprint proveranno ad anticipare la volata. E adesso è Vigilante che fa l'andatura con Murtas e Velasco. Andatura elevatissima in questo frangente, si procede però a scatti, ovviamente perché ci si vuole ovviamente scoprire, non si favoriscono gli avversari. C'è da considerare che sono in due sia gli atleti della Slovenia sia gli atleti della Polisportiva Monsummanese, mentre dietro è Niccolò Pacinotti del team Palma Ciprene Gestri, che fa l'andatura in testa al gruppo nel tentativo di ricucire lo strappo, che adesso è segnalato nell'ordine dei 25 secondi. Non sono ancora fuori dai giochi questi atleti, anche perché davanti adesso inizierà la fase di studio, e quindi questi ragazzi hanno la possibilità. Qui arriva con il dorsale 46 Marco Tomassini, arriva anche Matteo Trippi, campione italiano, la casacca tricolore del corridore della Fosco Bessi di Calenzano. Dicevamo che ancora non è detta che siano fuori dai giochi questi ragazzi. Eccoci qua ancora sulla testa della corsa, testa della corsa che vi ricordo è composta dalla coppia della Polisportiva Monsummanese, Murtas e Lorenzini, la coppia della Slovenia con Safaric e Lucigai, Sabatini della Vinifantini e Cianetti dello Stabia Ciclismo insieme a Velasco della Work Service. Questi sono gli uomini al comando quindi, mentre questi sono quelli che inseguono con Matteo Trippi che cerca collaborazione. Ma ritorniamo ancora in testa, dove attenzione all'allungo di Simone Velasco, il corridore dell'Isola d'Elba della Work Service Brenta, guadagna qualche metro, è sicuramente uno dei più pericolosi uomini al comando. Infatti Nicolas Cianetti non gli lascia spazio, così come Sabatini, Vigilante, Lorenzini, Lucigai e quindi Safaric e Murtas. Questa è la testa della corsa, adesso è proprio Murtas che prova ad allungare. Testa basta per il corridore sardo della Polisportiva Monsummanese, guadagna subito qualche metro alle sue spalle, è Simone Velasco che si prova a riportare su di lui, approfitta anche di questa curva, così come Safaric, eccolo qua inquadrato. Si potrebbe formare quindi un terzetto quando siamo ormai a poco più di 2 km dal termine. Stiamo entrando quindi nelle fasi decisive di corsa, nella finale a questo punto, nelle fasi in cui ogni singola mossa, ogni singola azione può essere decisiva. Ancora qualche metro da recuperare per Safaric, mentre Velasco è riuscito nell'aggancio di Murtas. Vedremo se Safaric riuscirà a riportarsi sulla coppia alla comando. Per il momento Velasco e Murtas guidano la 52esima edizione della Coppa Linari. Dietro intanto questi sono gli uomini che si stanno riportando su Safaric, quindi praticamente Velasco e Murtas al comando. Dietro si è ricompattato il gruppetto con Safaric, Vigilante, Sabatini, poi Lucigai. Questi sono gli uomini che inseguono. Ha però ad appena 30 metri, come vedete da queste immagini. Presente anche Sabatini, quindi Lorenzini, Lucigai. Questi sono gli ultimi tre atleti che vediamo inquadrati.
E a questo punto ci apprestiamo a vivere le fasi conclusive, le ultime battute. Siamo ormai a 1500 metri dalla conclusione, con il gruppetto che si sta per ricompattare. Ultimo chilometro in questo frangente, appena 50 metri di vantaggio per Murtas e Velasco. Chissà se saranno decisivi o meno, li vediamo ancora giù in fondo a questo rettilineo. Per loro ancora 40-50 metri di vantaggio, ma ormai possono essere sufficienti per andare a giocarsi il successo, perché dietro non c'è accordo. Attenzione, perché Nicolas Cianetti cerca collaborazione ma non la riceve. Ovviamente davanti non collabora Lorenzini, che ha il compagno di squadra in testa, anche se dovrà battere un avversario ostico come Velasco. La coppia della Slovenia non è più composta, infatti praticamente Safaric si è riportato sulla testa della corsa. Sono in tre quindi al comando, Velasco, Safaric e Murtas. Sono in tre gli uomini al comando che ormai fanno ingresso a Borgo Abugiano. Noi tra non molto entreremo dalle telecamere fisse, perché è stato lanciato lo sprint con la volata lanciata alla grande da Simone Velasco, che coglie un importante successo. Grande vittoria di Simone Velasco davanti al nazionale sloveno Safaric, terzo Emanuele Murtas della polisportiva monsumanese, volata per il quarto posto appannaggio di Emanuele Sabatini davanti a Zita Lucigai, Nicolas Cianetti, Antonio Vigilante e Francesco Lorenzini, mentre la volata del gruppo viene vinta da Emanuele Onesti davanti a Pietro Andreoletti. Bella vittoria quindi per Simone Velasco, coglie sempre vittorie di grandi qualità questo atleta della Work Service Brenta, che precede il nazionale sloveno Kolar Safaric, terzo posto per un bravissimo Emanuele Murtas della polisportiva monsumanese Ubaldo Signori. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le interviste dei protagonisti della 52esima edizione della Coppa Pietro Linari. Simone Velasco, è tu alla 52esima Coppa Linari. Sì, oggi è stata un'importante vittoria sotto questo prestigioso traguardo. Vengo da un periodo di altura in montagna con la squadra e quindi sto sfruttando questo periodo di condizione che sta salendo in vista del finale di stagione. Oggi la squadra ha fatto un ottimo lavoro, specialmente Marco Landi, che è stato sfortunato sull'ultimo giro, ha avuto un guasto meccanico ed era lì davanti a darmi una mano, e sicuramente il loro aiuto è stato fondamentale per coronare questo successo. Matic, Safaric. Safaric, un secondo posto, buon risultato per te. Sì, è sicuramente un buon risultato, anche se posso dire che alla fine è stato davvero difficile raggiungerlo. Sapevo che nella fuga c'era Velasco che prima della fine avrebbe attaccato, così non ho fatto altro che aspettare quel momento e alla fine è arrivato un secondo posto importante dietro un corridore molto forte. Are you happy? Yes, I'm very happy. Emanuele Murtas, terzo classificato, e oggi ti è andata benissimo. Sì, mi è andata piuttosto bene, ho provato più volte tra la seconda e la terza volta della salita, ho provato in salita, ho provato in discesa e poi dopo ci sono riuscito a sganciarmi agli ultimi due chilometri. Poi in volata, quando è partito Velasco, ho provato a prendere la ruota, però non mancavano le gambe. Vabbè, il terzo è più che sufficiente, è andata più che bene. Un lavoro comunque ottimo di squadra, visto che nel finale anche voi eravate in due. Sì, ottimo lavoro di squadra, ha provato il Lorenzini già dal primo giro. Era secondo me un po' troppo presto, perché già dal primo giro a partire su in salita era presto, però ci ha provato, alla fine è arrivato in fondo alla corsa grande che eravamo già davanti e va bene così, insomma non può andare sempre tutto bene, non si può vincere sempre. Marco Gemin, direttore sportivo della Work Service, una trasferta in Toscana che meglio così non poteva concludersi. Sì, diciamo che è il primo appuntamento importante di un mese e mezzo che sarà di fuoco, ci aspettano grossi impegni, la prossima settimana inizia il Trittico Veneto, poi c'è Lunigiana, Buffoni e per finire la ciliegina sulla torta in Mondiale di Firenze. Ci siamo preparati bene, sia mentalmente che anche fisicamente, oggi nella riprova, mi dispiace un attimo per i guasti meccanici che hanno
avuto fortunato alla prima salita perché poteva arrivare davanti anche lui ed è in buone condizioni, sta crescendo molto bene in vista del mondiale. E anche Landi era davanti all'ultimo GPM, anche lui ha avuto dei problemi di guasti meccanici, però alla fine sappiamo tutti la classe di Simone è molto alta nonostante corri da poco, ha già vinto due internazionali come Loano e Carnago e questa è un'altra perla di spessore alla sua già ottima stagione. Rino De Candido, CT della Nazionale, oggi buoni segnali per gli appuntamenti di fine stagione? Ma certamente, anche perché prima di tutto un bellissimo percorso e una bellissima organizzazione. Seconda cosa, ha vinto un corridore insomma, che è forse uno dei più forti che c'è attualmente in Italia. Secondo ha fatto uno della Nazionale slovena. E terzo un certo Murtas che insomma non è l'ultimo arrivato, pertanto io penso che è un ottimo d'arrivo coi fiocchi. Diciamo che stanno lavorando bene per l'avvicinamento ai mondiali. Una gara di questa caratura poi fa vedere ancora meglio gli atleti come si comportano al pari della meglio della loro categoria? Ma certamente, io ho visto il finale, naturalmente nei 6-7 che c'erano in finale hanno prevalso quelli che effettivamente hanno la mentalità vincente, cioè gente che ha corso all'estero, veramente che secondo me sono dei corridori. È logico che c'è qualcuno che magari ha più la possibilità di stare sulle ruote, pertanto magari non tira in finale, però questi che sono arrivati, i primi tre che sono arrivati, sono veramente dei bei corridori. Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale toscano, sul circuito, sulla parte del circuito del mondiale, grande battaglia in questa Coppa Linari. Sì, una bellissima giornata di sport e credo soprattutto un grandissimo vincitore, perché va bene che corre per una squadra del Veneto, ma è un toscano, quindi anche questo, già a questo punto abbiamo vinto a metà questa bellissima manifestazione che sicuramente ha messo in evidenza gli atleti che saranno protagonisti per questo mondiale e come hai detto si è trattato di percorrere un tratto di quello che è le strade del mondiale. Ecco, questo è un fatto importante, va ricordato, perché sicuramente dal 22 al 29 settembre assisteremo a qualcosa di importante per la Toscana, che è il coronamento di una medaglia d'oro a tutto quello che è stato fatto fino ad oggi per il ciclismo. Luciano Talini, presidente del comitato provinciale, gara migliore della Coppa Linari per assegnare il campionato provinciale non poteva esserci? Ma penso di no, perché questa proprio quest'anno in particolar modo è stata una gara magnifica su tutti i punti di vista, combattuta e poi vinta da un toscano, anche se corre per una squadra extraregionale, ma è sempre pure un toscano. Un ragazzo che ho seguito fin quando era allievo e correva nel mountain bike, un ragazzino che si è dimostrato sempre a livelli più alti e ha dimostrato di sapersi imporre anche nelle categorie superiori. Oggi l'ha dimostrato, un complimento devo farlo agli organizzatori, a Orsù Cioriano in particolar modo, che l'ho visto sempre un giovanotto, sembra che abbia 25 anni quest'anno, vuol dire che il ciclismo fa bene, il ciclismo, avviciniamoci al ciclismo che è un bello sport. Andrea Luchi, una gara cara al papà e anche oggi è stato ricordato nel modo che lui avrebbe sicuramente preferito. Ma sicuramente nel 2004, quando fu riproposta dopo 12 anni di silenzio questa gara, credo che mio padre ci mise molto del suo. Poi ovviamente Oriano Orsucci con la ciclistica e il sindaco Bettarini andarono dietro a quest'idea e devo dire che questa competizione ogni anno cresce di tono e di livello e non sta a noi giudicare, ma credo sia oggi una vera perla nel panorama non solo toscano ma sicuramente nazionale del ciclismo giovanile. Non sta a voi giudicare, ma ascoltare i ragazzi anche nei giorni precedenti alla gara si sente la tensione che si avvicina, segnale che è un appuntamento segnato in rosso nel loro calendario. Sì, questa è una corsa che da sempre ha nei connotati, diciamo, il fatto che chi la vince spesso è destinato a una grande carriera, quindi sicuramente è un appuntamento sentito da tutti. Quest'anno peraltro a 40 giorni dal campionato del mondo, con un percorso anche abbastanza simile, quindi credo che sicuramente, ecco, questa attenzione, questo riconoscimento che viene da più parti, oggi era presente anche il commissario tecnico della Nazionale Rino De Candido, che rinnovo i ringraziamenti, e quindi non può far altro che piacere e dare nuove motivazioni per continuare anno dopo anno a migliorare per quanto possibile questa competizione. Oriano Succi, presidente della ciclistica Borgo Abugiano, un bellissimo successo anche per questa 52esima edizione. Sì, devo dire di sì, anche no, per non peccare di modestia. Veramente il pubblico anche sulla salita
era una cosa quasi da Tour de France, non vorrei essere frainteso, eh? Fa il piacere perché diciamo i sacrifici sono tanti per mettere insieme una manifestazione e se non c'è il risultato, vale a dire l'affluenza del pubblico, sarebbe un fallimento. Io devo dire poi quando specialmente io non le vedo mai le corse perché vado sempre in testa, perché mi preoccupo più della viabilità, della sicurezza, perché per me è importantissimo, infatti anche oggi non è successo nulla. Quindi che devo dire? Devo ringraziare tutte le forze dell'ordine, i vigili urbani, tutti coloro che hanno contribuito, dalla pubblica assistenza, Croce Rossa di Malocchio, la parrocchia che ha dato a mangiare a tutti. Quindi il mio augurio è che si possa continuare così. Io non sono più un giovincello, avrei bisogno di qualcheduno un po' più giovane che mi dasse perlomeno una spalla per l'avvenire, perché io fin tanto che ho le forze penso di poter continuare, ma sai, l'anniceno lascia che possa avvenire. Comunque spero che un altro anno riesci, sì, e arrivederci a un altro anno con un successo come quest'anno, non credo di più. Marco Lucchi per l'organizzazione di questa 52esima Coppa Linari, un anno di lavoro ma che oggi vi ripaga. Sì, certamente a questo punto qui mi sto rilassando perché fino a 3 ore fa ero molto teso. Sì, bella manifestazione, mancato qualche atleta al via che speravo di averne qualcuno in più, però tutto è andato a regolare, tutto bene, una bella giornata di sport, tanta gente, credo meglio di così non poteva andare. Si lavora per un anno per consumare tutto in 2 ore, 2 ore e mezzo, però sono contento. Un ringraziamento va ad alcuni sponsor nostri fondamentali, a Cinelli Piume, con Cinelli Silvano che non era presente quest'oggi perché è in Australia, però è vicino alla società, ci dà una grossa mano, a Harris Calzature, un nuovo sponsor che è entrato quest'anno, e un ringraziamento devo e lo voglio fare al sindaco di Borgabugiano, è all'ultimo suo mandato, gli scade ora a maggio il prossimo anno. Iniziò nel 2004, se non vado errato, con mio fratello, disse finché ci sono io ci sarà la Linari, ha mantenuto la parola, per 10 anni si è fatta, il prossimo anno ci sarà una nuova amministrazione, spero e credo che ci stiano vicini per poter fare questo perché è un sacrificio non indifferente, ospitare 100-120 persone in albergo, sistemare il tutto, organizzare tutto il personale. Ci vuol tempo, le forze sono sempre minori, purtroppo più avanti si va sempre più problemi per organizzare, burocrazia che aumenta di giorno in giorno, tasse nuove da pagare, qualcosa c'è sempre di nuovo, però sono contento in fin dei conti, dai. Tanti sacrifici appunto, ben ripagati, le possiamo dare l'appuntamento allora al 2014, Orsucci un po' si è sbilanciato. Sì, sì, sicuramente perché ci hanno già chiamato la struttura tecnica chiedendoci se il 2014 si rifaceva. Io gli dissi chiaramente fateci fare la corsa, poi ve lo dico perché non so cosa può succedere domenica, però sinceramente e sicuramente si farà. Solo una parola perché c'era stato promesso dalla federazione, questo è un angolino di polemica che purtroppo devo sempre fare perché io credo che chi ci rappresenta non voglia tanto bene al ciclismo e sono molto duro, perché ci avevano promesso di avere più nazionali alla partenza, dato che è l'anno del mondiale qui in Toscana, siamo a 35 giorni dal mondiale, tutto a posto, se non che arriva un comunicato della struttura tecnica che non si possono avere più di 3 nazionali alla partenza. A quel punto lì sono rimasto un po' deluso perché hanno fatto partire 3 nazionali alle gare regionali, potevo pagare le tasse per le gare regionali, risparmiavo 700-800 euro e veniva molto meglio la situazione. Comunque bene così, avanti tutta, viva il ciclismo e ora c'è il mondiale da vivere, viviamolo in tranquillità. When everybody's still at my door, a new day.